Non ci piace sentire sempre il male. Anche Mentana ve lo ripete di questi tempi al telegiornale. Vi ricordate quando c'era il governo dell'Ulivo? Ogni giorno disgrazie, sbarchi degli immigrati da tutte le parti. Oggi il telegiornale, buonasera, ci sono delle cattive notizie, ma ci sono anche buone, dice Cesare. Anche le buone al telegiornale. Questo noi vogliamo. Non stiamo lì a ricordare ogni momento, ogni forma di critica. Diciamo Berlusconi, grande riformista, non stiamo lì a dire tiranno che... Grande riformista, Berlusconi operaio, grande riformista. Non è che stiamo a dire che poi riforma, se vuoi chiamare la riforma, in senso letterale sarebbe un'altra cosa, se poi proprio vai a guardare, io riforma, che ne so, riforma dell'istruzione, abolito l'istruzione pubblica, riforma della giustizia, abolito la giustizia, riforma del conflitto di interessi, abolito il conflitto di interessi. Non c'è nessun conflitto, non è proprio riforma in senso come lo intendono. Semplicemente dire non c'è conflitto, c'è soltanto un grande piacere del sottoscritto, il quale può passarsi tranquillamente le sue cose, l'autority mia è tutto mio, Data Media, la RAI, togliamo l'appalto, Abacus, lo diamo a Data Media, doppio guadagno di messaggi e di interesse del sottoscritto e tante altre cose, non c'è conflitto di interessi. O tante, non so adesso se qualcuno, mi sto dimenticando qualcosa, diciamole proprio tutte, se qualcuno si ricorda qualcosa che non mi sono ricordato, non so. Ho fatto passare delle cose, se voi pensate, l'Italia governata per 50 anni dai comunisti, fino a qualche anno fa, se tu dicevi una cosa del genere ti prendevano a schiaffi. Oggi invece tu lo dici, ti dicevano no, mi sembrava che c'erano i democristiani. No, oggi invece tu lo dici e tutti dicono sì, tanto che mi sono mangiato le mani là, perché avrei potuto dire tranquillamente l'Italia governata per 2000 anni dai comunisti. Però purtroppo non posso far tutto io, avrei potuto dirlo e dire quando 2000 anni fa questi antichi romani giravano con queste bandiere rosse avvoltolate intorno, chiamate ipocritamente color porpora, vergogna, però non ci ho pensato. Non la verità non è cruda, anche il riformista, anche là avrei potuto perché... Avrei potuto dire qualcos'altro, avrei potuto dire Berlusconi comunista e prendere ancora altri voti. Purtroppo avevo anche tanti asci nella manica, potevo benissimo sostenere che di essere grande comunista per il fatto che ne so, se ci pensate, sono l'unico, uno dei pochi che si costruisce un mausoleo ancora in vita che è tipico dei comunisti. Uno dei pochi che si toglie la scarpa ai convegni internazionali, soltanto Khrushchev lo fece. Il fatto che non riconosco i tribunali borghesi, anche questo tipico. Il fatto che Milano 2 e Milano 3 ci sono sicuramente anche a Mosca, se uno va a vedere. Tante altre cose, le gigantografie, tipico. Sono tanti elementi. Poi c'è questa grande amicizia con Putin anche, che sicuramente mi avrebbe potuto sostenere. Putin comunista vero, mio grandissimo amico. Lui è comunista di quelli proprio come piacciono a noi, quelli proprio del KGB, quelli che proprio costruivano i manicomi per i dissidenti, li imbottivano di pasticche e dicevano è pazzo. Lui è grandissimo amico mio, non come questi rammoliti che stanno qua. Tanto amico che in Europa io sono stato lì a dire garantisco io per lui che qualche maligno ha voluto dire finalmente ha trovato uno peggio di lui. Ma quella la malignità non si ferma mai purtroppo. Purtroppo, comunque adesso che mi è venuto in mente Putin, mi è anche venuto in mente un altro grande risultato che abbiamo ottenuto, il quale non lo andiamo a spiattellare perché la gente rischia di non capire queste cose. Se pensate, però già che stiamo dicendoci le cose come stanno, che oggi finalmente c'è una grande armonia e amicizia fra la mafia italiana e la mafia dell'Est, cosa che fra qualche tempo fa non c'era. Soprattutto sul traffico degli stupefacenti c'è grande collaborazione, che è una cosa molto importante. Nel 94, se vi ricordate, non c'era. C'era una grande frizione, tanto che a Palermo facevano dei convegni titolati Il problema della mafia dell'Est, che è anche risibile, come se a Mosca facessero un convegno titolato Andrangheta, Camorra, cosa là, pugliese, dobbiamo dire basta, dobbiamo fermarli. Sarebbe risibile. Oggi non siamo più costretti a far cose del genere, però ecco, se io vi dico tutte queste cose, voi onestamente come vi sentite? Ditelo onestamente. Nessuno parla? Come? No, lei si sbaglia.
Lei sente male. Lei stava meglio prima. Io la assicuro, ho fatto tanti sondaggi, poi se lei vuole essere il contrario esce e mi fa la cortesia. Se lei è un agitprop se ne può anche andare. Ma vi assicuro che si sta male a sentire tutte queste cose, vi assicuro. Vi assicuro, io lo faccio per il bene del paese, io questo paese oramai l'ho preso, ne faccio quello che mi fa, ne faccio carne di porco. È un sistema per far soldi, ho questa nazione che posso utilizzare come capitale di dote per entrare a far parte della grande finanza, per sedermi vicino alla Coca-Cola, non è che me ne importa niente di farvi star bene o male, lo faccio per affetto. Questo lo dovete capire. Io voglio dire, non so, sono un grande capitalista, però ho anche un certo riguardo, ho anche degli amici, non so, delle persone a cui voglio bene, anche tra gli alleati, sono un moderato, voi non vi dovete preoccupare perché qualche volta io sembro avere quasi dei deliri di onnipotenza, sono dovuti soltanto al fatto di dover compensare una certa insicurezza per essere alto un tappo, un barattolo, avere le orecchie grosse a sventola ed essere stato colpito da precoce e ingiusta calvizie. Ma per il resto, io sono un moderato. Sono uno che ha amici anche dall'altra parte. Sono colloquiale, sono simpatico, grande comunicatore. Vi ricordate, c'è stato un momento qualche anno fa, che stavo anche male, quasi ero uscito dalla scena politica. Ho chiesto a mio carissimo amico Massimo D'Alema, per favore, governa tu al posto mio, lui l'ha fatto, per dimostrare, meglio di come non avrebbe fatto mio figlio. E ho trovato la situazione ancora più rosea di quando non l'avevo lasciata. Quindi non è che manchino i segni di moderazione. Voi non vi dovete preoccupare, fidatevi di me, veramente. Promettete fidarvi di me. Io non vi tradirò mai, io non sono pazzo come qualcuno mi vuole attribuire. Non sono un uomo privo di equilibrio o privo di senno. E quando anche all'interno della mia maggioranza qualcuno vuole spingere per andare oltre, come Gianfranco, che mi dice spesso, Silvio, dai, è il momento di tornare a parlare dal balconcino, io gli dico Gianfranco no, perché sono sicuro che aspirare al seggio papale sia per me ancora prematuro.